stimolo e di sostegno. Mi ha dato la spinta quando serviva e ora che lo incontrerò desidero ringraziarlo personalmente. Io le agradezco moltissimo, Santo Padre. La lotta contro il narcotraffico, che cosa si sta facendo? La Colombia sta lottando da 40 anni contro il narcotraffico, ma rimaniamo il primo esportatore dell'Ucraina. Per la prima volta, grazie alla forte pace, le FARC collaboreranno con lo Stato nella lotta al narcotraffico e daremo ai coltivatori di coca un'alternativa reale. Si parla dell'economia del post-conflitto. Che spazio si apre per l'Italia in Colombia? Moltissimo, se l'Italia in qualche altro paese. Moltissimo. L'Italia, come ogni altro paese, ha grandi opportunità di commercio e di investimenti e l'Italia ha anche una grande capacità della ricorrenza del paese, che è la chiave di qualunque convivenza. La chiave di qualche cosa. Insegnare in tutte le donazioni che spendono la funzione dall'EFOESCO che permette a una donna di ottenere il fine di lasciare la città assediata, lo riferisce il ministro degli esteri russo Lavrov, mentre il presidente Assad avverte che la guerra si concluderà solo quando il terrorismo sarà completamente eliminato. Gli altri saluti. Vieni luce dei miei occhi, è bello rivederti anima mia, gli abbracci ai nipoti, le parole di conforto per gli anziani. Quest'uomo non vedeva i suoi familiari da anni, adesso può soccorrerli. In fuga dalle bombe. Ogni 3 giorni ci dava un pezzo di pane da dividere tra 7 persone. Chiamarlo pane, nemmeno i cani potevano mangiarlo. Con un refolo di goccia rimasta, lei dice che la casa, il cortile, non li avrebbe lasciati mai. Le sedie a rotelle ospitano la fuga degli infermi. Questo bambino piange, ha perso la mano. Un uomo colpito alla testa nelle ultime bombe, precariamente medicato. Esco, dall'inferno al letto, è l'ultima prova di sopravvivenza, dopo anni. Credo che i corridoi umanitari sono tornati a chiedere se i paesi occidentali, compreso il governo italiano, ma le parole del presidente Siriano